Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi andrò a rispondere a 10 domande su di me con lo scopo di, ecco, farmi conoscere un po' più da voi se non avete visto il primo video di presentazione, diciamo, dove mi truccavo con voi. Iniziamo subito. Prima domanda, nome? Ovviamente il mio nome è Martina, mi chiamo Martina. Quanti anni hai? Ho 25 anni, ahimè, lo so. Soprannomi? Nomignoli. Allora, il mio nomignolo generale, diciamo, è Marti, è diminutivo come credo tutte le Martine del mondo, però ovvio ne ho tanti altri con le mie amiche e non starò qui ad elencarlo perché alcuni sono imbarazzanti ed altri li lascio proprio perché sono della mia famiglia, quindi li lascio, stendo un velo pietoso e andiamo avanti con la prossima domanda. Dove vivi? Un anno e mezzo, più di un anno e mezzo. Sto vivendo in Inghilterra, in un piccolo paesino fuori dal centro città, un piccolo paesino delle fiabe, come mi piace descriverlo a me, ma sono ovviamente, come potete ben capire, se avete visto il primo video, forse saprete, capirete di più. Sono italiana, più precisamente abruzzese. Che lavoro stai facendo? Sto facendo la cameriera in un Risto Pub qui appunto dove vivo. Fratelli, sorelle? Sì, ho un fratello che ha 21 anni, al quale voglio un mondo di bene. Un mio difetto? Allora, uno non basterebbe, potrei farvi un elenco, ma credo a chiunque voi chiediate, qualsiasi persona vi dirà non ne ho uno, ne ho 3.000. Il mio difetto più grande, forse a volte, è la mia testardaggine che mi ha portato in passato sulla strada giusta. Tante volte invece, per colpa della mia testardaggine, sono andata troppo oltre in determinate situazioni, sia lavorative, sia affettive in generale, ossia di vita quotidiana, semplicemente, e mi hanno portato, ecco, a prendere delle batoste grandi e forti. Sì, è un mio difetto, però è anche un mio pregio. Per rispondere alla prossima domanda, dici un tuo pregio che ti riconosci. Il mio pregio è che tendo semplicemente a volte a vedere solo il buono delle cose, anche in situazioni più anguste, in situazioni in cui un'altra persona avrebbe detto no, alto là, visto cosa sta succedendo, io sono semplicemente lì. Quasi dormiente, ma semplicemente perché non ho, come dice mia madre, la astuzia. Stavo dicendo la vizia, ma è una cosa che potrebbero capire solamente gli abruzzesi, teoricamente, o le mie amiche che stanno guardando questo video. Perfetto. Che lavoro volevi fare da piccola? Da piccola volevo fare la maestra della scuola materna. Perché? Perché mi piacciono un sacco, un sacco, un sacco i bambini piccolini, soprattutto di quella fascia d'età, credo che siano tanto creativi, che siano le persone più vere. Però col passare del tempo diciamo che ho cambiato un po' prospettiva, per questo io avevo intrapreso fatto il liceo socio-psicopedagogico, però col tempo mi ero iscritta all'università, ho fatto qualche mese, poi ho capito, ho detto no. Grazie, però io passo questa volta. Una città in cui vorresti vivere? In realtà non ce n'è una in particolare, nel senso non vi so dire un nome. Londra, New York, Amsterdam, non ce n'è una, sinceramente. Non so se mi piacerebbe vivere in una città italiana o non so se mi piacerebbe vivere in una città straniera. Attualmente mi trovo qui e posso dire che il sistema inglese non mi dispiace. Però ovviamente quando torno in Italia è sempre l'Italia. Per ognuno, per ogni persona del proprio paese, io sono di questo pensiero, nel senso che per ognuno il suo paese è il suo paese. Poi ci sono delle rare eccezioni, però dipende. Quindi non so dirvi una città precisa, un nome di una città, però so per certo che mi piacerebbe tantissimo vivere o vicino al mare, oppure mi piacerebbe che la mia città, il mio luogo, ecco, di residenza sia un giusto compromesso tra il centro città e periferia, che non sia una campagna sperduta nel nulla, però neanche sia, ecco, la metropoli del mondo, no, assolutamente. Non mi ci vedo, sarebbe troppo caotica per me.
con questo è tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi sia servito per conoscermi un po' meglio, ma sono sicura che nei video successivi che verranno ci conosceremo ancora meglio. Io vi mando un bacio, vi invito ad iscrivervi al mio canale se vi fa piacere e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!